Se sono venuto qua è per prendere una soddisfazione per me stesso. Paolo Di Nunno è il nuovo proprietario della Calciolecco. Come preventivato già da qualche giorno, nessun altro imprenditore ha formulato un'offerta per l'acquisto della società all'asta fallimentare. L'unica giunta alla giudice Dario Colasanti alla scadenza di questa mattina portava il nome dell'ex patron del Seregno, che dopo aver versato i 25.000 euro della caparra ne ha sborsati altri 10.000 ed è pronto a farsi carico del debito sportivo di 187.000 euro. Di fatto, da oggi è cominciata una nuova era per la Calciolecco. Di Nunno si è presentato di prima mattina in tribunale, attorniato da tifosi, curiosi e giornalisti. Le idee sono chiare: fare una squadra che possa subito tornare in Lega Pro, inglobare il settore giovanile in un'unica società, riportare entusiasmo. Il neopresidente, scortato da Angelo Battazza, regista dell'operazione, ha già annunciato i primi nomi che comporranno lo staff. Panchina riaffidata 6 anni dopo ad Alessio Del Piano, il direttore sportivo sarà Erminio Gizzarelli, che ha lavorato con Del Piano anche a Castiglione. Di Nunno si è presentato alla sua maniera, vulcanico e appassionato, chiarendo che Bizzozzero mi chiama ogni giorno, ma non avrà alcun ruolo in società. E che i giocatori possono essere delinquenti, si vendono le partite per 100 euro, devono fare quello che dico io e il mister, altrimenti regalerò la società. A più riprese ha lanciato un appello anche alla tifoseria e al mondo imprenditoriale di Lecco. In società dunque c'è posto per altri soggetti desiderosi, presto o tardi, di supportarlo nell'avventura. Voglio che qui si fa una bella squadra per avere un buon gruppo di giocatori, tifosi. Loro sanno che io non voglio casini nei campi, lo sanno. La prima cosa principale, non voglio né brutte né cattivi, se no comincio già a rompermi, perché io dove vado? Voglio stare tranquillo, perché se no sto a casa. Io ho bisogno di un aiuto dei tifosi, maggiormente che non mi fanno casino, e che ci danno una mano, anche, Bravo. ci danno una mano, e più di tutto anche degli imprenditori di Lecco, che mi danno anche una mano. Se voglio una squadra forte, ci vogliono i soldi, io voglio la correttezza, molto, essere molto corretto che fa. E ringraziate questo signore qua, che è venuto a Milano a prendermi, a dire per favore ti do io una mano. Io ero in ospedale, l'assegno circolare l'ha portato lui, ha detto te lo vado a fare io. Basta che vieni qua, perché io ero in ospedale a Bologna. Sorridente e soddisfatto, il curatore fallimentare Mario Motta, che ha raggiunto il difficile obiettivo prefissato lo scorso inverno, traghettare la società fino all'asta, lasciarla in buone mani e salvare anche la categoria. Missione compiuta anche se, ha chiarito Motta, avrei preferito che altri soggetti partecipassero per aumentare il valore del marchio e avere una cassa maggiore, ma Di Nunno onorerà il debito sportivo. Abbiamo ottenuto il massimo da questa situazione. Alessio Del Piano da oggi è ufficialmente il nuovo mister della Calciolecco. Si tratta di un ritorno per lei. Innanzitutto la sensazione di tornare a Lecco in questa nuova avventura con Di Nunno e con Gizzarelli. Bisognerà ricostruire naturalmente, però ci sono le condizioni adesso per poter strutturare la società, la squadra e il settore giovanile. Chiaro che bisogna ripartire da zero, però sono già a lavoro da poche ore, poiché da poco che sappiamo per l'ufficialità del presidente. Il presidente è una persona ambiziosa, una persona che ha voluto fortemente questa opportunità perché Lei ha già lavorato a Castiglione in più occasioni con Erminio Gizzarelli, direttore sportivo. Che tipo di squadra nascerà? vogliamo una squadra che non abbia solo nomi, ma abbia soprattutto uomini adatti a quello che è il nostro obiettivo, cioè quello di fare meglio. Capiscano in tempo breve che cosa significa portare quella maglietta. Ci sono tra i ragazzi che hanno ottenuto la salvezza clamorosa di quest'anno, degli elementi che potranno essere utili alla prossima stagione? Sì, sono stati, infatti ci hanno fatto dei nomi, io bene o male non ho avuto modo di seguirli, ho visto solo l'ultima partita, però ci sono sicuramente dei ragazzi molto interessanti.